Allora, Delisa, oggi in tribunale, come sta evolvendo la situazione? Oggi sono in tribunale perché ci sono i legali, ci sono i periti che devono procedere. E, diciamo, sto dando la mano perché purtroppo mio fratello e mia cognata sono un po' affranti e quindi abbiamo voluto che loro non venissero. L'evoluzione stanno seguendo i legali e quindi non conosco i dettagli. Beh, Come sta suo fratello? mio fratello Angelo è affranto da questa storia. Lui non porta odio, non porta rancore, lui porta solo un dolore nel cuore che Fabio e Italo potevano avere un epilogo diverso. Qual è il messaggio che la famiglia Delisa vuole dare alla città dopo questa tragedia? Alla città il messaggio che voglio dare è quello che poi ha dato anche il nostro parroco, e cioè che deve vivere, l'odio deve essere messo da parte, il rancore, le prese di posizioni. Che peccato, si potevano creare dei ponti di unione tra i due. Oggi sono tre famiglie distrutte, ha perso la città, però io dico che questa città da questo dolore dovrà cacciare e tirar fuori la massima energia per cercare di lanciare un messaggio a livello nazionale, e cioè che dalle tragedie si può costruire un qualcosa che sia un messaggio per la nostra nazione. Lo faremo con tutte e tre le famiglie, lo faremo perché questo evento è un tragico evento che può mandare dei grossi messaggi, ma lo dovremmo condividere con la famiglia Smargiassi e poi con la famiglia Di Lello.